Per la rockstar Jordan è parte della sceneggiatura del film di Bollywood girato ieri e oggi in Piazza Bra. 300 comparse veronesi tra indiani e italiani coinvolti, tra di loro figurante speciale anche una troupe di Telearena. Siamo tutti in attesa del cantante, non vediamo l'ora di vederlo, siamo grandissimi fan, l'abbiamo seguito in tutto il tour e aspettiamo con ansia insomma di vederlo. Che cosa ti aspetti da questo concerto? Beh, mi aspetto quello che si aspettano tutti da Jordan, il più grande cantante dei giorni d'oggi. E quindi la tua canzone preferita? Fly to the Sky. Interviste tra fiction e realtà che finiranno, sonoro escluso, nel film indiano girato a Verona Rockstar, dove la nostra troupe interpreta se stessa alla caccia di un'intervista al protagonista del film, Jordan, cantante immaginario, alias Ranir Kapoor, star del cinema asiatico. Scoop che non riesce nella pellicola e neppure fuori dal set. La produzione bollywoodiana è riservatissima, nessuno può parlare così. Il film ce lo raccontano le comparse. Secondo te è un attore famoso? Sì, tanto famoso. Un pezzo di trama, me la racconti brevemente, quello che hai capito tu? Io ho capito che c'è questo attore qua che fa i tour in vari posti, c'è un cantante famoso che fa i tour nei paesi così, che magari ci fanno vedere che è conosciuto da tutti. Però non so, sì, ho visto che hanno fatto riprese anche in Sudafrica o in altri posti, non solo in Italia. Ieri siamo andati a vedere su internet. La nostra città è stata scelta proprio per l'anfiteatro, l'arena, magnifica location per una rockstar internazionale come l'attore comparso sul set solo oggi, tra le grida della folla, come sono stati addestrati i figuranti. I'm doing the film Jordan, 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 Jordan. Up Jordan, 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 down up, Jordan, Jordan. Dopo stanco, dopo male da testa, Jordan, Jordan. Addirittura gli indiani ieri sera, vedendo aprire i cancelli, anche se solo per finta, volevano sfondare e entrare al concerto. Pensando che ci fosse... Steva, esatto. 300 le comparse ingaggiate a Verona, sri lankesi residenti nella nostra città, indiani, veronesi, tantissimi studenti a passare ore e ore in attesa del Chak. Che cosa ti spinge qui? Il desiderio di notorietà? I soldi? Un po' tutto, un po' tutto. Sia soldi che notorietà, dipende insomma da qua, puoi diventare magari un qualcuno, non lo so, e comunque se non diventi un qualcuno vai a casa con i soldi. Nella vita reale studio giurisprudenza qui a Verona e leggendo l'arena quando vedo che ci sono questi articoli che cercano comparse piuttosto che qualche piccolo ruolo vado a fare il casting. Possiamo far lavorare dei veronesi. Cine Verona infatti si occupa di questo, di reclutare tutti i tipi di comparse, anche stranieri, per farli lavorare in questo set. Il film uscirà nella primavera del 2011, ma solo nelle sale del continente indiano, spettatori previsti 13 milioni. E ora vediamo in sintesi altre notizie di questa giornata. Al posto dello scempio...